Post partita di Mazzara con Palermo terminata 1-0, siamo qui con mister Colombo, il tecnico del Post Palermo. Allora, mister, innanzitutto un'analisi su una partita che ha consegnato i 3 punti al Mazzara, ma ha detto chiaramente che il Post probabilmente meriterebbe anche più della classifica che ha. No, la classifica rispecchia sempre, diciamo, i valori in generale. In particolare, sì, è vero. Noi in tante partite abbiamo fatto delle prestazioni importanti come quella di oggi, però dalla prestazione al risultato manca qualcosa e su quello ci dobbiamo lavorare. Però le prestazioni non sono mai mancate, in tutte e ho 8 le partite. Un'analisi sulla gara odierna, che comunque vi vede uscire sconfitti, però probabilmente il gruppo c'è. No, il gruppo è un gruppo sano, sono giovani di 17, 18, 19, il più grande c'ha 22 anni. Devo dire che i ragazzi rispondono bene alle sollecitazioni durante la settimana, rispondono bene anche in campo, perché oggi siamo venuti a giocare in una piazza che, dico, fa calcio di un certo tipo, ha 2 squadre forti, tifosi che seguono i loro gruppi. E comunque, dal punto di vista individuale, il Mazzara è una squadra di tutto rispetto. Non sono mancati gli attimi di nervosismo in campo, un espulso per parte, una parapiglia con l'arbitro che ha fatto un po' fatica anche a tenere ordine. Cosa è successo all'interno del tango di gioco? Allora, intanto devo premettere che non è successo niente di importante. La cosa che fa un po' specie è che c'eravamo in mezzo noi, che insomma, con tutti i ragazzi piccoli, siamo forse quelli più lontani a dover fare zuffe e risse. Ci siamo trovati a dover discutere su una palla se devo battere io o devo abbattere l'altro. Dico, alla fine sono stati dei momenti un po' così, però insomma poi la partita è finita senza nulla di importante. Ecco. Abbiamo visto, un'ultima considerazione, abbiamo visto dalla distinta che la rosa è veramente molto giovane. Siete probabilmente l'organico più giovane del campionato, e se non lo siete, comunque siete sicuramente tra i più giovani. Com'è lavorare con questi ragazzi e soprattutto in cosa si paga certe volte nel non avere magari troppa esperienza in rosa? Allora, lavorare con questi ragazzi è bellissimo. Come ho detto prima, rispondono a tutte le sollecitazioni che andiamo su cui andiamo a lavorare durante la settimana. Devo dire che le partite sono fatte di episodi. Il Mazzara ha avuto i suoi episodi, noi abbiamo avuto i nostri e ci ha detto male. Così come domenica scorsa non abbiamo fatto il calcio di rigore del 2-2, così come in altre partite siamo stati fino al 90esimo a giocarcela con squadre di un certo livello, tipo Enna, Misil Meri. Ma io metto il Mazzara anche tra queste, perché dal punto di vista individuale ho visto una squadra ben strutturata, giocatori forti tecnicamente, insomma, complimenti al Mazzara.